persone, pioggia con il colpo di testa controllato poi da Arnaboldi, pallone che finisce sul fondo. Azione di De Vita con il mancino, davvero vicinissimo al vantaggio alla Cobb. Sesto minuto, chi attacca ancora? Provenzano, Arnaboldi, l'errore del portichetto, ancora Provenzano, può esplodere il destro centrale, il tiro dunque da parte del numero 7, battezzato al minuto 11. Sale l'ex Mugio Tempesta, arriva il cross che supera Vaghi, attenzione Cappella, e poi il salvataggio ancora da parte di Vaghi, che ha tolto il pallone letteralmente dalla porta un centimetro prima della linea bianca. Ventesimo, Cobb vicinissimo al vantaggio con Cappella. Pioggia, riesce a servire Provenzano, Cappella, area di rigore, si gira, sinistro, Vaghi, la parata. Tempesta, ancora un traversone, Cappella anticipato da Giorgiani, palla buona ancora per Dauria che ci prova con un destro che rimbalza un po' troppe volte prima di arrivare nella zona di Vaghi, dunque potere del portichetto non ha problemi. Momento favorevole al portichetto, vediamo Mangeruca, Zambianchi con un destro alla fine impreciso di cui beneficia Bassola Bianca, destro a giro deviato in angolo. Tempesta si accentra, prova la conclusione Vaghi. Dauria, non va via Zambianchi, Dauria ancora che si frammezza praticamente tra i due difensori del portichetto, il pallone che schizza verso Cappella che cerca la conclusione immediata, palla lontana però dalla porta di Vaghi. E arriva il duplice fischio del direttore di gara, dunque tutti negli spogliatoi per quanto riguarda dunque la prima frazione, il parziale Cobb 0, Portichetto 0. Vittime, praticamente carnevale e schema, c'è il calcio di punizione per il Portichetto, schioppa, ci prova con il destro, schioppa. Basso la Bianca che ci prova con il piatto destro al volo, pallone fuori. Attenzione alla ripartenza del portichetto che alla fine conclude verso la porta di Rossin con Mangeruca, pallone fuori. Tempesta trova il buco per la conclusione mancina di De Vita, perso il pallone, recuperato dalla Cobb, Profeta, Cappella, Dauria, la possibilità di esplodere il destro con deviazione da parte di un difensore, segnatamente Zambianchi, angolo per la Cobb, palla morbida verso il neo entrato Pasqualin, qualche difficoltà a girarsi, attenzione perché si è liberato Pasqualin, poi il destro di Pioggia con il palo colto dalla Cobb, occhio perché la formazione di Provasi è ancora in attacco, traversone di Provenzano bloccato da Vaghi. Bassola Bianca su Scherma che si aggiusta il pallone forse anche con un braccio sull'attacco fisico di Andreotti con il mancino, poi ci prova la punta del portichetto, pallone a lato, arriva la battuta direttamente in porta di Carnevale, palla un palmo sopra la traversa di Rossin. Erano tre i minuti di recupero indicati dal direttore di gara, si chiude dunque al 48esimo del secondo tempo la gara di andata del quarto turno playoff in prima categoria, il finale Cobb 91-0, Portichetto 0, ritorno previsto sul campo del Portichetto il 2 di giugno. Ma sicuramente abbiamo fatto un'ottima prestazione nonostante il caldo,
Purtroppo abbiamo sbagliato qualche gol di troppo, anche il fato con la traversa non è stato la nostra parte. In ogni caso abbiamo giocato bene, secondo me siamo superiori a loro e al ritorno ce la giocheremo fino alla fine. Purtroppo avevamo il Biassono nel nostro girone che si è dimostrato superiore, ma abbiamo fatto un'ottima annata, 70 punti, con 70 punti saremmo stati primi in qualsiasi altro girone, quindi non si può dire niente a questa squadra, un ottimo gruppo e speriamo di coronarlo fino in fondo con una vittoria al ritorno. Ecco. Alla fine dunque la scelta giusta Cormano? Sì, sì, sicuramente, sicuramente. Mi sono trovato molto bene, il gruppo splendido, il mister, una persona fantastica, tutto molto bene. E sicuramente il primo tempo abbiamo approcciato bene alla gara, e peccato che non abbiamo sbloccato la partita perché abbiamo avuto buone occasioni. Loro bene o male sono venuti fuori in secondo tempo, comunque una squadra ben quadrata, tenuto bene diciamo in difesa e niente, adesso vediamo la gara di ritorno come dovremmo prenderla col giusto piglio e cercare di portare a casa la vittoria o un pareggio comunque ci porterebbe diciamo in promozione comunque già ugualmente nonostante lo, diciamo siamo già tra virgolette in promozione ecco. Poi comunque il fatto che comunque tanti diciamo vecchi mi dessero quei consigli adatti per migliorare, quello secondo me mi ha dato quella spinta in più per dare il meglio di me stesso in campo, quello sì, sicuramente. Comunque appunto intuisco soddisfazione anche dal punto di vista personale per come è andata la stagione. Assolutamente sì, io sono soddisfatto veramente tanto e spero di rifarmi il prossimo anno veramente e chissà magari con la stessa squadra di quest'anno veramente, perché il gruppo ripeto è fantastico e quindi speriamo di proseguire l'avventura qui ecco. Ma è stata una bellissima stagione, iniziata il 17 di agosto col mister, con alcune persone nuove, ci siamo conosciuti. Subito è nato un forte legame e nel tempo si è sviluppato un grande gruppo, una forte amicizia dentro e fuori dal campo. Abbiamo passato dei momenti difficili e altri più belli e finora abbiamo fatto grandi cose. Speriamo di arrivare fino in fondo e riuscire a vincere anche questo turno. Abbiamo sempre avuto una filosofia di gioco, abbiamo sempre avuto una filosofia di... Questa Cop gioca con la testa, col cuore e con le palle. E andiamo. Oggi tre rossi in campo. C'era un pelato che è diventato rosso di capelli dietro. Grande Andre! Grandissimo. Quattro. No, il gruppo c'è, come potete vedere. Siamo contenti. Ci stiamo vivendo questa esperienza e la portiamo fino in fondo. Una gara in particolare che ti ha, come dire, fatto capire quello che poteva essere il finale di questa stagione, in positivo ovviamente. Sono state tutte particolari, tutte emozionanti. Abbiamo fatto delle grandi imprese, forse la partita che durante il campionato ci ha dato quella spinta in più è quando siamo riusciti a ribaltare in casa nostra il 2-0 subito, i primi 15 minuti contro San Leonardo, siamo riusciti a vincere 3-2, una vittoria di squadra, una vittoria di cuore e quello ci ha fatto capire che noi non molliamo mai, noi cerchiamo di arrivare sempre fino in fondo, a testa alta. Si è parlato tanto di questo fantastico gruppo della Cob, quali meriti hai nell'averlo composto? Ma io non ho nessun merito, sicuramente l'allenatore dell'anno scorso aveva dei giocatori validi, io li ho integrati con 3-4 innesti e abbiamo fatto bene, insomma. Poi ci è capitata l'inconveniente di Keita che ci ha un po' spiazzati, però ultimamente ci siamo rimessi in pista. Partite brutte forse solo quella col Paderno, il Paderno al ritorno non abbiamo giocato come sappiamo. E adesso ipotizzando insomma, che vada tutto a posto, Provasi e Cob, matrimonio che continua? Sì, sì, l'anno prossimo saremo ancora assieme e vediamo di integrare ancora nel gruppo qualche giovane e poi speriamo di far bene.